Una voce di cielo, una voce che a un certo punto ha preso un corso diverso e ha detto perché non cantare Dio e il suo amore. È una voce meravigliosa che ha dedicato anche a Mamma Natuzza delle note stupende. Stiamo parlando di Diana, qui, guardate. Grazie Lorenzo. Madre, chi ama per davvero come apre il cuore al mondo intero. Natuzza tu, scelta da Gesù. Madre sei e madre resterai. Natuzza tu, scelta da Gesù. Come Maria sei la madre. Voce di cielo, Diana, grazie. Devo dire una cosa, che il diavolo qualche mese fa ci ha messo lo zampino, perché avevamo concordato tutto, poi Diana, lo racconteremo, ha avuto qualcosa di molto più importante da fare che venire qui da noi e anche quello è un miracolo, ma noi ci andiamo pian pianino. Va bene. Allora, immaginate questa voce, potete solo pensare a cosa sia stato da piccolissima questo amore per la musica. È giusto, Diana? Intanto buongiorno a tutti. Grazie a te. Sì, fin da piccolo ho avuto questa passione per la musica e grazie a papà, insomma, l'ho portata avanti perché lui è stato il mio primo fan. Mamma non era tanto per la quale. Perché le mamme hanno sempre paura di certi ambienti. Sì, hanno paura sì, di... sì. Però le cose vanno bene, le cose cominciano a filar bene, al di là dei piccoli spettacoli, delle piccole cose. Tu studi tanto, borsa di studio giovanissima. Da Mogol. E incontro con Mogol. Sì. E lì già qualcosa cambia. Incontro Mogol, per me è stato un grande maestro proprio di vita e di musica. Cambia proprio... E il mio rapporto con la musica e anche con la forza delle parole, perché lui è un grandissimo paroliere italiano. E quindi capisco che mi piacerebbe anche poi più la scrivere quello che poi avrei cantato. E quindi l'incontro con Mogol, poi grazie a questa scuola, appena 18 anni, insomma, riesco a lavorare a teatro con la regia di Sergio Iapino. E quindi per me... era fatta, dicevo, beh, questa brava, è la strada. Brava, questa è una espressione fondamentale da appuntarci. Immaginate, si poteva dire che eri arrivata, il pubblico, il mondo ti conosceva, talento straordinario, uno dice, ok, adesso posso soltanto raccogliere. Sì. Incontro con, vogliamo ricordare, con il grande Lucio, Da un piccolo paesino, io vengo da Sava, provincia di Taranto, quindi per me... veramente quella frase lì, no, per me è fatta, cioè alla fine che cosa desideravo di più? Quindi nell'ambiente... Ecco, guardate questa foto bellissima, Dio mio, eri e sei un incanto. Grazie. Uomo di fede, tra l'altro. Sì, eh? Molto. Questo non ce lo dimentichiamo. Ecco, Diana, fino a quel momento lì, che ruolo aveva la fede per te? Io avevo una fede vissuta come gli altri, ero una credente non credibile. Andavo bellissimo in chiesa quando mi andava, quando mi conveniva, però quando ci andavo a delle omelie mi commuovevo. E questa cosa, dicevo, ma perché mi accade? Piangevo. Poi avevo sempre mia mamma che pregava e questa cosa un po' mi dava fastidio. Anche delle immagini che lei portava, i suoi viaggi a Medjugorje, la Madonna, la statua, cioè... queste cose mi davano un po' fastidio, come se io invidiassi la sua fede. Dicevo, ma perché lei ci crede così tanto? Io non la comprendo. Cioè, lei che si rivolgeva sempre a Maria, a Padre Pio, e io non ce l'avevo questo rapporto. E lei mi diceva, ma prega, chiedi. E come faccio a chiedere? Allora lei un giorno mi disse, io sono tua madre e so esattamente quello di cui tu hai bisogno. Però è bellissimo sentirmi dire, mamma... E quindi, senti Diana, grandi successi, forti ambizioni probabilmente. Fortissime, perché io poi dal passaggio che vivevo a Roma, quindi teatro, Sergio Iapino, poi sono passata a Bologna l'incontro con Lucio Dalla
Per me è stato veramente straordinario perché lui non ha duettato Con tanti, beh. con tanti giovani artisti, era difficile. Invece lui si innamorò, insomma, di questo mio progetto e ancora ho questo ricordo, chi lo vuole ascoltare, Sei come sei, Che è questo... qualcosa di già lì c'erano Sì. dei germi, beh, di bellezza assoluta. Secondo questo l'ho risentito ieri, È questa è la mia particolare perché personale la frase, no? Io non ti lascerei mai. E poi lui mi ritorna sempre, assurdo, io lo penso e tante volte dico, allù, dammi una mano. Cioè, quando... perché dico, tu ormai sei lì, no? Aiutami, Muovi, smuovi le acque. muovi. E allora accadono delle cose, quindi io ho anche questo rapporto con chi non c'è stato, c'è sempre, è nell'invisibile, ma c'è sempre. Quindi ogni tanto dico, allù, dammi una mano. Questa chiacchierata nostra oggi si muove su due fili, Sì, è quello del visibile e dell'invisibile, dell'invisibile. perché ci sono state anche delle cadute, dei momenti durissimi nella tua vita. Prima di arrivarci però io devo interpretare l'esigenza del pubblico. Noi vogliamo provare a risentirti con quell'immagine della madre. Madre è. E poi capiamo cosa c'è Ok. Ok, va bene. dietro questa canzone. Lei, Diana, la voce, non ha bisogno di nient'altro. Prego.
lassù, salutaci Gesù. Perché sei mamma e puoi capire. Mamma mia. Mi sta venendo da piangere. E allora sai cosa facciamo? Ce ne andiamo in pubblicità. Sì, meglio. Ci riprendiamo un attimo. Sì. A tra poco. Mamma mia. Mi sta venendo da piangere. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Diana, una delle voci più belle di questo panorama musicale, che a un certo punto, dopo aver toccato l'arrivo, dicevamo prima, Mogol, Dalla, Ron, musical, arriva a Sanremo, prima selezione nelle nuove proposte, poi la prima grande delusione, un momento di tentennamento, Diana, in cui tu dici, sì. E la vai in crisi, è vero? Vado profondamente in crisi, ma vive la crisi, perché poi se non ci fosse stata, io mi ricordo che insomma fu un anno abbastanza un po' travagliato, perché studiai tantissimo, quindi studiai anche, è brutto dirlo, non il personaggio, però portavo un brano sul sociale, politico, quindi anche studiare, no, la postura, come mi sarei presentata, cosa avrei detto. Insomma, arrivo lì, c'era Carlo Conti, io vinco l'Accademia, eravamo in 8 vincitori, e lui doveva sceglierne 2. Lui mi guarda, sorride, ascolta il brano, tutta la commissione è divertita, e mi dice, Diana, ci vediamo dopo, e mi sorride. Io in quel ci vediamo dopo ho detto, è fatta. So Sanremo, è fatta. E invece no. Sei la terza. Sono la terza. E quella terza mi è pesata tutto un anno per riprendermi, perché sono stata malissimo, tanto male. Senti, però quell'anno non è stato vano, anche perché il buon Dio mette sulle nostre, sui nostri passi persone che noi non avremmo mai immaginato di incontrare. Ma perché ad un certo punto, proprio rivolgendomi a lui e alla foto che avevo di mamma Natuzza, che io non sapevo Eccola che si qui. Chiamasse mamma Natuzza, io le dico, signora mia, io non lo so, ma se tu stai con Gesù, aiutami, perché questa non è vita, non può essere vita. Allora dico, perché mi hai dato questa voce? Che vuoi da me? E, insomma, no, perché mia madre mi diceva sempre, chiedi, parla, è come se fosse tuo padre. Dico, allora papà, stupiscimi. Io ero già in un semicammino, perché avevo già, insomma, conosciuto i carismatici. Un padre spirituale padre a cui spirituale, sei legatissima. E quindi avevo già iniziato, no, a chiedermi il perché di tante cose. E ad un certo punto, padre Rosario De Paulis mi dice, Diana, ma verresti a cantare per me l'Ave Maria di Gounod? Perché qui a Sava ospiteremo il maestro Giuseppe Afrune. Che posso fare questa prova? Allora, vi racconto una cosa al volo. Il maestro Afrune, quando era sembrava tutto fatto, si è tirato indietro. Questa è l'umiltà dei grandi, ma io non smetto di inseguirlo, perché la sua storia assieme alla tua, guardate, è la prova vivente che l'amore di Dio fa delle cose incredibili. Tu non lo conoscevi, sapevi chi non fosse. Non solo non lo conoscevo, ma io l'ho anche giudicato, perché
Io disse a Padre Rosario, io non ho più voglia di cantare, però per te lo faccio, Padre Rosario, vengo a cantare l'Ave Maria. Sai perché è importante? Guarda, non mi interessa chi c'è, vengo Fatemela per sentire te. intanto, regia sotto, è bella. E allora ad un certo punto arriva il momento dell'incontro. E mio marito mi dice, ma tu sai, cioè, per chi stai andando a cantare? È una mostra importante, il maestro Afruna. Non mi interessa, ma chi lo vuole conoscere? Cioè, inizia a parlare anche, a giudicare. Ecco, quello che facciamo, no? Inizia a giudicare. E in un modo così becero. Quando Una persona che non l'incontri, invece. avevo mai conosciuto. Quando Quella l'incontri. persona che poi mi ha aperto il cuore. Lui e sua moglie Elisa, con tutta la sua Che famiglia. cosa ti ha dato questa Appena l'ho amicizia con questo? incontrato, cosa è accaduto? Che prima di cantare l'Ave Maria, lui fa la sua testimonianza di vita. Ascoltando la sua testimonianza di vita, io inizio a piangere. C'era il sindaco, quindi immaginate la scena, sindaco, insomma. Io mi guardo intorno e dico, ma forse sto impazzendo, ma perché piango? E lui parlava di Giovanni Paolo II, parlava di preghiera, parlava di Gesù, e io piangevo. Innamorato di Padre Pio, Di tutte le Padre sue opere Pio. sono esposte in tutto il mondo, in Vaticano ce ne sono tantissime. E quindi inizio a piangere, però chiedo scusa a tutti, dico scusate, adesso dovrei cantare, io non so perché piango, la sua testimonianza mi ha toccato il cuore, molto probabilmente nella fede non ci si arriva mai, sono ancora in cammino. E da lì è iniziata la seconda vita La seconda vita di artistica. Diana, una vita interamente dedicata alla fede che ti porterà domani, giovedì, il 25 aprile, in Vaticano, un incontro privato con Papa Francesco, grazie a una Io collega non vedo l'ora, straordinaria, sì. Laura Santarelli, Laura che io chiedo qui Santarelli. di venire. Ecco, Sì. Laura Santarelli, che io ringrazio, è la presidente della Federazione delle Associazioni dei Sordomuti, che tra l'altro tradurrà in LIS quest'altra canzone che è dedicata alla tua maternità. Tu attribuisci all'intercessione di Natuzza la guarigione di tuo figlio, Gabriele Io Pio. non mi vergogno a dirlo, però io credo fortemente nell'intercessione dei santi. I santi Dio ce li manda perché sono più simili a noi per comprendere la sua esistenza. Io credo in San Pio, San Giuseppe Moscati, in Santa Gianna Beretta Molla e in Mamma Natuzza. Lei mi ha salvato. È Gabriele Pio, È che è uno Gabriele Pio, scricciolo il mio d'uomo che amore, sta qui sì. dietro. È nato di 6 mesi, in un momento in cui nessuno pensava Nessuno. che sarebbe stato possibile sia per te che Nessuno. per lui farcela. E invece Diana è Eccolo. qui. Eccolo qua. Eccolo. Così Laura Santarelli è qui. Grazie, grazie. E io non veramente. so come ringraziarti, Laura. Grazie, Diana. E la canzone che vi trafiggerà è Madre dell'amore, Diana e Laura Santarelli. Grazie.
vita va, si spegnerà. Scopro in te che mi rifugi al figlio tuo. Un altro giorno sorgerà, mentre il dolore mio si placa, perché Dio ti ha esaudito. Lo facciamo muto questo applauso, muto questo applauso. Guardate, abbiamo vissuto un momento indimenticabile. Laura, posso non ringraziare? Non avevo idea. Vorrei mandare un bacio? Devi. Assolutamente. A Giuseppe e a Beatrice Maria, amori miei, che sono lì che ci guardano, e a mio marito Emanuele, che è un santuomo, e alla mia tutta famiglia, la comunità dei sordi italiani. Laura, fai un porterò lavoro. Porterò un'istanza al Papa di mettere gli interpreti nelle messe e anche durante i cenacoli di preghiera, quindi grazie a Giuseppe. Noi lo facciamo il sabato, tu lo sai, vero? Noi la messa del sabato. Sì, lo so. Ma quindi solo per dire questo, noi siamo portatori di bellezza, finché avremo l'ultimo respiro, noi racconteremo solo la bellezza della vita. Grazie. Grazie di avercela portata. Grazie. Maestro Fune, ti aspetto. Ciao, maestro. Pubblicità e poi la linea Monica, bene. Mommy.